Ci sarebbe da parlare anche di una partita per certi versi eroica della sua squadra, viste le assenze e i problemi, però penso che lei sia qui per dire la sua sulla questione arbitrale. Ma noi siamo in pieno mercato, abbiamo già fatto 3 acquisti, di cui uno sta giocando, 2 sono venuti proprio qui negli ultimi 2 giorni e quindi non erano utilizzabili, altri 2 sono in entrata. Qui Napoli è ancora in fieri. Però io questa sera ho visto, onore al merito a chi vince, perché non bisogna mai dare addosso a chi vince, cioè calcio è anche casualità, però devo dire che ho visto un Napoli in crescita, perché nonostante essere rimasti in 10, nonostante tutte le assenze, nonostante, come ho già detto, un Napoli in fieri, ho visto un Napoli che ha dato filo da torcere a un Inter che mi è risultata abbastanza imprecisa. Poi il pallone, quando va in rete, uno non può recriminare nulla. La cosa meravigliosa di questa Supercoppa, che io ho anche contrastato all'inizio 4-5 mesi fa, perché? Perché per me i tifosi meritano soprattutto di esaltare il campionato nazionale. E quando si gioca troppo non si possono addizionare delle ulteriori competizioni, per di più anche fuori dall'Italia, per cui c'è stata anche una dovuta rimostranza dei tifosi di tutte e 4 le squadre. Credo che dall'anno prossimo, con l'aumento delle partite che la UEFA ha già imposto in tutte le competizioni europee, credo che questa Supercoppa non debba più aver ragione di esistere. Dicevo che quello che mi ha colpito moltissimo è l'aver scoperto un paese, l'Arabia, con una crescita.